Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città. Questa settimana puntata speciale. Abbiamo con noi un ospite, ve lo presento subito, don Samuele Marelli, buongiorno. Buongiorno. È responsabile del servizio ragazzi, adolescenti, oratorio della diocesi, direttore della Fondazione degli oratori milanesi, responsabile incaricato regionale degli oratori delle diocesi lombarde. Insomma, diciamo che sui giovani e sull'oratorio sei, ti do del tu perché ci conosciamo da tanto tempo, informato sui fatti. Don Samuele è qui perché proprio ieri, per chi ci ascolta in diretta di giovedì, eh, si è conclusa una due giorni tradizionale ma sempre bellissima, ogni anno diversa, 7.000 dei nostri ragazzi preadolescenti dal Papa in piazza San Pietro ma in una due giorni articolata di tanti eventi. Ecco com'è andata. È andata molto bene, siamo riduci da... Eh, questi giorni davvero belli che ogni anno si ripetono. Il pellegrinaggio diocesano dei 14 anni a Roma è nato spontaneamente dalle parrocchie. Eh, le parrocchie hanno organizzato questo diocesano, la, eh, questo pellegrinaggio diocesano che la diocesi poi ha assunto. Eh, organizzando una grande celebrazione proprio il martedì eh, successivo alla Pasqua in San Pietro, presieduta dal Cardinale Ecco, stiamo Comastri. vedendo proprio le si immagini, immagini dell'udienza proprio di ieri, dove eravamo presenti eh, noi 7000 con altre credo 25 mila persone in piazza San Pietro. Tra l'altro, vedete anche l'addobbo proprio floreale pasquale che rende anche ancora più bella insomma eh, questo, questo momento e al, quando il Papa ha salutato i ragazzi della diocesi c'è stato un grande boato e un grande entusiasmo. E dopo lo sentiremo. Ecco, eh, dicevamo ormai tradizionale questo pellegrinaggio, non c'erano solo i nostri eh, giovani, ma innanzitutto preadolescenti, adesso l'età tendono un po' ad avere dei confini più labili, cosa intendiamo? Di che età stiamo parlando? Sì, quando parliamo di preadolescenza parliamo di quella fascia d'età che va dalla fine dell'infanzia all'inizio dell'adolescenza che normalmente almeno per quanto riguarda i cammini educativi della nostra diocesi coincide con eh, le scuole medie, il triennio delle scuole medie quindi dalla, dopo eh, la cresima fino all'inizio delle scuole superiori. Ecco diciamo che questo pellegrinaggio non è eh, qualcosa di lasciato lì a sé stante, di autonomo, ma si inserisce appunto in un cammino ben preciso eh, in cui i ragazzi vengono preparati, eh, ecco ci sono dei sussidi, come si articola un po' questo cammino? Assolutamente sì, il pellegrinaggio a Roma è potremmo dire il culmine di un cammino, è un cammino settimanale che i ragazzi svolgono nelle loro parrocchie che prevede una sussidiazione diocesana molto abbondante che è in via di completamento in questi anni e molte altre iniziative, tra poco vivremo l'incontro dei quattordicenni in diocesi questa volta a Sacromonte di Varese e tante altre cose ecco questo pellegrinaggio a Roma è ormai il momento tradizionale che tiene insieme tutti i quattordicenni in vista anche la della professione, professione di fede ecco appunto in vista della professione di fede cioè un momento forte tra l'altro chi l'ha vissuto magari da ragazzo poi cresciuto sa cosa sia il sacromonte. Detto così il sacromonte, cioè questo cammino stupendo dei ragazzi che è un trionfo di colori, di gioia, ma anche di preghiera. Si dà il mandato. Insomma, è è veramente un itinerario integrato per far crescere? Assolutamente sì, e a proposito del Sacro Monte è molto suggestiva la salita verso il Sacro Monte che i ragazzi compiono a piccoli gruppi con i loro educatori, con i loro sacerdoti, è davvero molto molto bello vederli pregare in silenzio salendo il Sacro Monte, così come suggestiva è la messa che abbiamo vissuto a Roma. Presieduta dal Cardinale Comastri, e il Cardinale Comastri ogni anno ci ricorda che è l'unica Eucaristia che viene celebrata all'altare papale in San Pietro ogni anno per i ragazzi. Quindi insomma, diciamo come al solito, siamo bravi come diocesi, ma questo non c'era bisogno di dirlo, abbiamo ancora negli occhi poi le immagini splendide di San Siro, ma ne parleremo dopo. Invece, eh, allora sentiamo subito cosa ha detto il papa a questi ragazzi in piazza San Pietro ha salutato in specifico anche i nostri e quindi ascoltiamo il santo padre Cari giovani, specialmente voi ragazzi della professione di de fede delle diocesi di de Melano e Cremona Vivete in pienezza il messaggio pasquale testimoniando dappertutto la pace dono di Cristo risorto. Ecco, l'entusiasmo l'abbiamo sentito. Cosa vuol dire dire a dei ragazzi, spesso si dice non ascoltano, vanno per le loro strade, come è anche giusto che sia, ma cosa significa ascoltate il messaggio pasquale? Ascoltare il messaggio pasquale per un ragazzo credo significa vivere da risorto, eh, molto spesso anche nella vita dei ragazzi, dei più piccoli ci sono delle morti quotidiane, delle fatiche, delle paure, delle vergogne, eh, delle delusioni, delle tristezze, eh, ecco tutto questo come dire può essere superato con la certezza che davvero il Signore guida la storia ed è presente nella vita di ciascuno di noi e che si rende presente molto spesso attraverso delle persone che ci mette accanto, che sono appunto gli angeli della vita la risurrezione, eh, che sono delle persone adulte, degli educatori, qualcuno che in qualche modo è un passatore di vita nei loro confronti è qualcuno che continua a generarli dopo che già sono stati generati dai loro genitori. Ecco, tu che hai guidato un po' questi nostri giovani preadolescenti, fra l'altro ricordo che c'era anche proprio un sussidio dedicato a, a questo momento a Roma. Ehm, come li vedi in difficoltà, eh, vogliosi di vivere ovviamente, ma con tante paure? La vita è effettivamente un po' più difficile. Certamente sì, eh, qualcuno dice che i ragazzi di oggi sono peggio di quelli di una volta, in realtà non è così, è che vivono in un contesto obiettivamente più complesso. Eh, oggi si parla di libertà ingigantita, l'educazione è sempre educazione della libertà ed educazione alla libertà. Tanto più eh, c'è libertà, tanto più c'è bisogno di educazione. Allora davvero la fatica di diventare grandi oggi è di vivere in un contesto in cui la libertà è accresciuta e dunque serve molta più responsabilità, in un contesto eh, realmente complesso in cui eh, tante dinamiche di scelta sono plurime rispetto ai tempi passati. E dopo questo momento che avete vissuto a Roma, così bello, così significativo, potremmo dire, all'ombra di San Pietro, eh, ce ne sarà anche un altro ad Assisi, molto ravvicinatamente. Ecco di che cosa si tratta? Quando? Sì, siamo appena tornati, ma già ripartiremo. Eh, ripartiremo eh, domenica quasi tutti i gruppi partiranno domenica e da un po' di ecco anni il che, sussidio, ecco perché... il sussidio di Assisi questo ehm, è da un po' di anni che accanto al pellegrinaggio per, uh, di, a Roma per uh, i preadolescenti proponiamo anche un pellegrinaggio ad Assisi Qualcuno porta la seconda media ad Assisi, la terza media a Roma, qualcuno mette insieme i ragazzi e fa danni alterni. Eh, anche quest'anno saremo quasi 2000 ad Assisi, eh, partiremo appunto domenica. Lunedì vivremo un momento davanti a Santa Maria degli Angeli di testimonianza di festa con i frati. E, e poi eh, martedì ci sarà la messa conclusiva tutti insieme celebrata dal vescovo ausiliare eh, Paolo Martinelli eh, nella è proprio Basilica della Porziuncola, quindi a Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Oltretutto Vescovo Ausiliare della Diocesi di Milano, Monsignor Martinelli, che è anche... Cappuccino, Fratello Cappuccino, quindi insomma anche lui diciamo all'interno di questa logica. Allora, chiudiamo questa prima parte dedicata però veramente a questo momento bellissimo a, eh, a Roma dei nostri ragazzi, eh, con, eh, dando un annuncio doveroso: eh, il Cardinale Scola presiderà la veglia dei lavoratori. Infatti, il mercoledì 26 aprile alle 20.45. L'Arcivescovo sarà presso lo stabilimento Peg Perego, che è uno stabilimento storico che eh, diciamo, produce carrozzine e giochi per ragazzi, in via Alcide de Gasperi 50 ad Arcore proprio per la veglia dei lavoratori 2017. E, eh, questa veglia si articolerà eh, in molti momenti, ci saranno testimonianze ci sarà anche una drammatizzazione scenica titolo Un lavoro per la vita e eh, tutto potete trovare se volete approfondire i temi su www.chiesadimilano.it o anche www.occhisulsociale.it che diciamo è un eh, aggiornamento della pastorale eh, per la vita sociale e il lavoro della nostra diocesi. Adesso ci lasciamo per pochissimo, ma torniamo insieme, sempre con i nostri ragazzi, sempre con il nostro ospite. Vi ricordo Don Samuele Marelli e parliamo di oratorio del Papa San Siro, quindi insomma, a tra poco. Trovati nei nostri studi. Questa settimana, in questa puntata un po' speciale, stiamo parlando di ragazzi, di oratorio, di adolescenti, del pellegrinaggio a Roma, di tante cose, con il nostro ospite che è Don Samuele Marelli. Ecco, adesso vorrei approfondire l'oratorio perché non vi è dubbio che eh, se abbiamo una comunità così viva di ragazzi, generazione dopo generazione, lo si, vede, lo si deve lo si vede dalla grande tradizione oratoriana. Ambrosiana, è così, come responsabile della fondazione degli oratori. Direi che è proprio così: l'oratorio è un grande dono per la nostra diocesi, insieme, una grande sfida. È un grande dono è, è tipicamente un'espressione della chiesa lombarda l'oratorio milanese ma anche lombarda che in italia tutti ci invidiano e tutti stanno cercando di imitare di importare anche in altre terre per la verità con molto entusiasmo ma anche con non poche difficoltà l'oratorio è un dono ma insieme è anche una sfida perché eh, l'oratorio chiede di essere continuamente ripensato l'oratorio va ancora bene serve molto ma Chiede uno sforzo di creatività, di immaginazione molto potente e molto significativo. Ecco, queste immagini che stiamo vedendo sono della presentazione di un'iniziativa importante, bella, che è cresciuto in oratorio. Fra l'altro, cresciuto in oratorio è un'iniziativa che riguarda proprio gli oratori delle diocesi lombarde in collaborazione con Regione Lombardia. Ecco, di che cosa si tratta? Diciamolo velocemente. Sì, ehm, si fa tanto oratorio ma si parla poco oggi di oratorio e molto spesso le persone non conoscono tutto quanto avviene, capita, tutto quanto oh, gli oratori offrono, tutto quanto si vive negli oratori. Allora abbiamo pensato di raccontare l'oratorio, eh, non solamente noi responsabili ma facendoci aiutare da alcuni testimoni. Eh, come Giacomo Poretti che avete visto nelle immagini, Bianca Zei, eh, ma anche Manuel Locatelli Davide Van Che ricorda oh. un centrocampista del Milan. Eh? Esatto, eh, questo sì, diciamolo. Esatto. esatto, Omar Pedrini e molti molti altri. Qui vedete la partita di calcetto a conclusione <ride> della conferenza stampa un po' sui genes di presentazione alla quale ha partecipato anche il nostro orcivesto. Ecco sei, credo. Eh, ecco qui. qui vedete. Eh, nel tuo momento, diciamo nel momento in cui sei intervenuto in questa presentazione. Insieme esatto. all'aria d'amico, quindi anche una presentazione di, di lusso. Diciamo esatto, così. Sì, sì, tutti questi amici appunto famosi che eh, hanno dato la loro disponibilità gratuita per ehm, eh, parlare di oratorio e far conoscere eh, quanto si fa in oratorio e raccontare che anche loro sono cresciuti in oratorio. Oltretutto ecco Bianca Zei, idolo giovanile, ecco, in Regione sono attivi 2307 oratori, espressione delle 3.068 parrocchie presenti sul territorio, li frequentano, pensate, 474.000 ragazzi, l'11% dei quali è straniero. Questo è un dato su cui il cardinale Scola invita spesso a riflettere. Educazione si fa da piccoli, si fa nell'integrazione, si fa in oratorio. Assolutamente sì, l'oratorio è un luogo di integrazione molto potente, forse l'unico dopo la scuola. Certamente è il eh, luogo educativo, l'organizzazione educativa più antica perché nasce molto molto prima della scuola, molti secoli prima della scuola. La tipicità dell'oratorio è quello di coniugare la formalità con l'informalità. Mentre la scuola è un sistema educativo chiuso, l'oratorio è un sistema educativo aperto e complesso. Questa è il, la sua forza, questa è la sua originalità. Ecco, io vi voglio ricordare proprio a proposito di Cresciuti in Oratorio che il 30 aprile scade il termine dei due laboratori attivati nell'ambito della campagna. Il primo è quello eh, aperto alle band degli oratori che possono inviare un loro demo appunto a www.cresciutinoratorio.it. Verranno ascoltati, vengono ascoltati da Davide Van der il cantautore li valuta, ne sceglierà tre che apriranno, pensate, il suo concerto attesissimo il 9 giugno a San Siro, scusate se è poco, aggiungo io. Il secondo è invece è quello dedicato ai videoblog, vlog si dice, ideati per raccontare in 90 secondi la ricchezza dell'oratorio in cui si è cresciuti. Questa volta sarà Giacomo Poretti del famoso trio a valutarli e ehm, verranno montati dallo stesso Poretti per realizzare un grande racconto dei racconti che sarà presentato a Venezia come evento collaterale della 74 edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica. Quindi credo che più di così non si possa fare. Sono dei riconoscimenti molto prestigiosi, tanti già ci hanno inviato le loro candidature speriamo che ne arrivino molte altre in questi ultimi giorni disponibili. Ecco, allora siccome prima eh, don Samuele Marelli ci ha citato eh, Omar Pedrini che ha avuto una storia anche dolorosa, era cantante dei Timorea, chitarrista, poi si è ammalato, eh, vive con un cuore per metà artificiale, insomma, non ha potuto più esibirsi spesso e lui ci racconta però così il suo oratorio. Ascoltiamo Pedrini. Io sono cresciuto in oratorio, infatti nel mio quartiere eh, appunto la scelta era tra il bar e l'oratorio. Io oscillavo tra il bar e, e l'oratorio fino a che un giorno ho incontrato Don Eridano Torri, una figura molto importante per la mia formazione, che aveva la passione dell'audio-video. Stiamo parlando degli anni 70, io ero un bimbo, eh, la domenica mattina si faceva la messa. Cantata dei giovani, dove io ovviamente ero il chitarrista, e c'era un ambiente molto bello, molto divertente, molto, molto profondo. Don Eridano un giorno mi disse: vieni a vedere cosa ho qua, una macchina che registra la musica. E eh, ho scoperto il mio primo studio di incisione, eh, ho iniziato a registrare le mie prime, i miei primi tentativi di canzone. E quindi un ricordo che mi porto dietro e un insegnamento che ho avuto è stato quello. Poi c'erano i tornei estivi di calcio che ci strappavano dalla strada, visto che siamo cresciuti in un quartiere difficile, e mh, creavano insomma armonia, creavano eh, contaminazioni tra, tra eh, tu, tutti i ragazzi del, del quartiere. Quindi momento, altro momento molto importante. Direi che la lezione di, di Don Bosco l'ho sempre fatta mia da allora. In oratorio ho imparato ad essere un ragazzo migliore, questo di sicuro. Samuele, sei diventato prete e quindi possiamo chiederti però qual è stato il tuo oratorio? Andavi all'oratorio? Penso di sì. Certamente l'esperienza dell'oratorio è un'esperienza ineliminabile. Qualcuno dice che non esiste l'oratorio, esistono gli oratori. Forse è vero perché ogni oratorio è diverso. Eh, nella nostra diocesi, nella nostra regione, abbiamo oratori di città, abbiamo oratori di paese, abbiamo oratori grossi e piccoli. Il mio era un piccolo oratorio eh, di paese, ma certamente tutti portiamo questa esperienza dell'oratorio. Eh, nella mia vita lo porto da ragazzo, lo porto da, da adolescente, la porto da seminarista, la porto da prete dell'oratorio e la porto adesso in questo incarico eh, a, a servizio della diocesi e della regione. E lui ha detto ci sono oratori tanto diversi, il suo era piccolo, il mio oratorio era un oratorio del centro di Milano, uno dei più storici dove Don Bosco venne a, venne a imparare a fare l'oratorio, oratorio San Luigi della Basilica di San Simpliciano, ci sono delle diversità, ma come vedete poi ci si riconosce anche mm. da queste cose. E allora noi vogliamo tornare un attimo a San Siro, quel momento stupendo del 25 marzo mm. con la visita del Papa. Proprio perché Papa Francesco ha parlato del gioco e ha parlato dell'oratorio. Ascoltiamo quindi a San Siro il gioco secondo il Papa. Giocava Gesù? Siete convinti? Sì, Gesù giocava, giocava e giocava con gli altri. E a noi fa bene giocare con gli amici. Perché quando il gioco è pulito si impara a rispettare gli altri, si impara a fare la squadra in equip, a lavorare tutti insieme. E questo ci unisce a Gesù. A me ha aiutato tanto giocare con gli amici. E una terza cosa che mi ha aiutato a crescere nell'amicizia con Gesù è la parrocchia, l'oratorio. Andare alla parrocchia, andare all'oratorio e radunarmi con gli altri. Ma questo è importante. E eh beh, se ce lo dice anche il Papa, effettivamente non può che essere così. Ti abbiamo visto accanto in queste immagini, accanto a Francesco, è stata un'emozione. È un'emozione anche rivedere queste immagini, un momento indimenticabile. Ricordiamo anche che questo incontro è avvenuto... A cinque anni dall'incontro con Papa Benedetto XVI, sempre a San Siro con i Cresimandi, quindi... per il 2012 lo ricordo per il settimo incontro mondiale delle famiglie. Sì, quindi un'occasione unica di avere uno stadio e una diocesi che può accogliere due papi nello stesso incontro nell'arco di cinque anni. Davvero è un unicum molto grande, una grande emozione eh, anche. Il fatto che la presenza del Papa era prevista piuttosto contingentata nei tempi di 45 minuti, il Papa era anche molto stanco, aveva preso l'aereo alle 7 da Roma al mattino e in realtà il Papa si è fermato più di un'ora e mezza, quindi una grande sorpresa. Eh, certamente sì, fra l'altro in quell'occasione ha parlato, lo sapete, anche mm. di bullismo, di questa piaga. Contemporanea, appunto, che è il bullismo, eh, a cui vengono dedicati degli studi, dei volumi, dei libri, eh, ma che sempre eh, è una ferita nel cuore. Eh, tu, che hai a che fare tanto spesso con i ragazzi, ti accorgi che qualcuno di loro è segnato magari da queste esperienze di cui non ha il coraggio eh, di. Di parlare, di esprimersi. Ora vediamo appunto una pubblicazione eh, edita eh, da, in Dialogue da Centro Ambrosiano, Bull Stop, cioè il bullismo si può fermare? Si può fermare con un grande sforzo educativo. Eh, alcuni dicono che non esistono ragazzi cattivi, esistono però dei ragazzi vuoti. Allora quando uno nella vita non incontra il bene è facile che faccia il male perché uno nella vita deve appassionarsi a qualcosa, deve credere in qualcosa e chi non ha conosciuto il bene rimane davvero in balia del male. Quindi serve un grande sforzo educativo da parte di tutti perché l'educazione è sempre azione corale. Oltretutto credo che un altro consiglio che ha dato il Papa proprio nel momento di San Siro sia importante, riguarda anche come i genitori si devono orientare proprio rispetto ai ragazzi. Ascoltiamo un attimo ancora questo secondo stralcio del Papa. I nostri figli ci guardano continuamente, anche non ce ne rendiamo conto, loro ci osservano tutto il tempo e intanto apprendano. I bambini ci guardano. I bambini ci guardano. E il titolo del famoso film di De Sica. I bambini ci guardano. Fra l'altro il Papa ha consigliato i genitori di giocare con i figli, credo che sia anche questo un bel metodo per non lasciarli abbandonati a se stessi e ai pericoli. Sì, i bambini ci guardano. Molto spesso la, eh, la lamentela degli adulti è che i ragazzi non ascoltano. E forse è vero, talvolta i ragazzi fanno fatica ad ascoltare, ma sempre ci guardano. Allora, eh, educare significa mh, non semplicemente dire, ma si, significa anzitutto fare, anzitutto essere. Si educa attraverso quello che si dice, certamente, ma ancora più e ancora prima attraverso quello che si fa e quello che si è. L'educazione avviene per imitazione. E adesso riceviamo e volentieri segnaliamo, proprio a proposito anche di educazione, che dal 29 aprile al 1 maggio, presso la Basilica di Sant'Eustorgio, nella piazza omonima e il Museo Diocesano, che è appunto eh, assolutamente eh, vicino alla basilica, anzi praticamente ormai nello stesso complesso museale, Chiostri di Sant'Eustorgio, si svolgerà il secondo incontro eh, nazionale dei giovani delle Cellule di Evangelio tutto su www.santeostorgio.it dove potrete trovare anche un bel video oltretutto eh, l'articolato programma di questa due giorni particolarmente significativa il titolo Io scelgo te, spalanca il cuore al mondo E ancora un evento importante questa volta si tratta dell'Università Cattolica del Sacro Cuore perché con il titolo Studiare il Mondo e già cambiarlo si svolgerà la giornata appunto per l'Università Cattolica il 30 aprile del 2017 la Cattolica è una realtà, lo sapete, di assoluto prestigio anche nel panorama internazionale. Quindi, questa giornata anche di sostegno della Cattolica, promossa naturalmente dall'Ateneo e poi dall'Istituto Giuseppe Toniolo di, di Studi Superiori, che è l'ente fondativo della Cattolica stessa, è eh, un modo per approfondire il ruolo dell'università. E sempre domenica 30 aprile, invece qui torniamo con l'arcivescovo, alle 10.30 il cardinale Scola sarà presso la parrocchia San Martino, che è in Piazza della Libertà a Perledo, in provincia di Lecco, dove presiederà celebrazione eucaristica. Adesso è tutto per questa seconda nostra parte, ma torniamo insieme. Nell'ultima parte parliamo dell'oratorio feriale 2017 della diocesi di Milano. Quindi insomma dovete, lo dico sempre, ma è così, restare con noi e con don Samuele Marelli soprattutto. A tra poco. Obrigado. É. É. ritrovati con la chiesa nella città. Stiamo parlando, lo ricordo, di oratori, di giovani, di preadolescenti. Siamo partiti col grande pellegrinaggio che si è concluso solo ieri a Roma, ma già con la prospettiva del momento che vivranno i giovani i ragazzi. Ad Assisia con noi Don Samuele Marelli abbiamo parlato di questa importantissima iniziativa degli oratori delle diocesi lombarde cresciuti in oratorio. Ecco Don Samuele, ora parliamo dell'oratorio feriale, ci stiamo avvicinando al momento estivo, al momento appunto in cui l'oratorio feriale significa se è possibile ancora di più che durante tutto l'anno una realtà, abbiamo detto, educativa, formativa, ma di crescita comunitaria, perché il problema è un po' anche far crescere insieme questi ragazzi evitando qualche danno di quando immaturi si va in branco, si va in gruppo, è giusto? Sì, ehm, noi amiamo dire che quando un po' tutti chiudono, le scuole chiudono, le attività sportive, ricreative chiudono, l'oratorio è aperto per ferie e quindi eh, l'oratorio non chiude mai, cambia un po' il colore, la pelle, ma non chiude mai. Ecco, l'oratorio estivo è un'occasione preziosissima perché per educare servono tante cose, intelligenza, passione, competenza, ma per educare serve tempo e d'estate i ragazzi hanno tanto tempo. L'oratorio estivo si offre di abitare in un modo bello, intelligente, simpatico, ma anche educativo il tempo libero che i ragazzi hanno durante l'estate. Il titolo di Il titolo di questo oratorio estivo è Detto fatto, è un titolo che abbiamo scelto insieme con eh, i colleghi, con fratelli responsabili delle altre diocesi lombarde. È Detto fatto, eh, si rifà al tema della creazione. Appunto, Dio con la parola crea e il tema della creazione ci sembra un tema da un punto di vista educativo molto bello perché ci richiama la dinamica più grande della nostra vita che è la dinamica del dono. Tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo l'abbiamo ricevuto come dono e Dio attraverso l'uomo continua l'opera appunto della creazione. E noi allora vi facciamo vedere una chicca, il logo dell'oratorio feriale 2017. Come mai tutti questi colori? Cosa significa questo cerchio tanto colorato? Eh, questi i colori, questo cerchio dicono un po' il vortice della fantasia di Dio che è la creazione, appunto che si manifesta attraverso vari elementi, vari giorni, eh, vari momenti eh, e, e vedete che eh, ci c'è eh, in mezzo. Eh, a questi colori ci sono due volti appunto il volto di due eh, persone, l'uomo e la donna, che in sono bianco, in bianco il vertice della creazione. Detto fatto dunque per sintetizzare un po' eh, tutta questa dinamica eh, della, della creazione. Anche qui tanti sussidi, perché non si tratta solo come dire di avere uno spazio dove far giocare, ma molto di più. Ricordiamo anche il ruolo fondamentale degli educatori, ma comunque tanti sussidi, non so, penso alla bellezza negli occhi, proprio la bellezza del creato, ma anche la bellezza dell'umano, giusto? Assolutamente sì, qui vedete il quaderno degli animatori che è un sussidio per accompagnare coloro che poi accompagnano i ragazzi. L'esperienza dell'essere animatore è un'esperienza di cura molto importante, seppur in età anche molto, molto giovane, quindi vogliamo proprio accompagnarla, vogliamo che diventi una risorsa anche per chi vive questa esperienza. E poi c'è il sussidio della preghiera, il manuale del responsabile, certo. il CD con i canti, insomma sono tante sussidi. cose. Ecco, gli animatori, parliamo un attimo degli animatori che hanno un ruolo fondamentale, sono tantissimi gli animatori che sono... I fratelli appena un po' più grandi dei ragazzini, poi non pensate ad educatori paludati, magari appunto accademici, sono i ragazzi. Sì, sono ragazzi adolescenti o diciottenni, comunque studenti delle scuole superiori, che offrono il loro tempo per eh, essere accanto ai ragazzi. Ecco, ne vedete qui alcuni che stanno lavorando, preparando già l'oratorio estivo. Certamente l'essere animatore all'oratorio estivo è, almeno per quanto riguarda la Lombardia, la nostra regione, la più grande esperienza di volontariato per i ragazzi di questa età. Questo è il vostro video ufficiale della, eh, diciamo, della Fondazione degli Oratori Milanesi. Oltretutto, quando si svolgerà il grande incontro in piazza del Duomo con gli animatori per il mandato agli animatori? Proprio per gli animatori, avremo un grande incontro alla presenza dell'Arcivescovo, il Cardinale Angelo Scola, venerdì 19 maggio. Eh, gli animatori accorreranno in piazza Duomo perché a loro verrà presentato tutto questo affinché possano prepararsi debitamente prima dell'apertura dei cancelli. E se non ci siete, Mai state a questo momento di presentazione appunto del de, tema e poi il mandato degli animatori in Piazza del Duomo col Cardinale eh, vi assicuro venite perché è una festa bella, è una festa non solo voglio dire cristiana naturalmente, ma direi che è una festa di civiltà. Sì, una festa di civiltà, è una festa di educazione, una festa di amicizia, una festa di compagnia, una festa anche di fede e di Vangelo, evidentemente. Bisogna saper parlare ai giovani con i loro linguaggi, se no si arriva difficilmente. Ecco, per esempio, voi avete un sussidio che si chiama Moticon, ma che cosa significa? Diamo un'idea. Moticon è un sussidio che abbiamo realizzato con le altre diocesi lombarde, eh, eh, a partire dal quale vorremmo accompagnare eh, l'esperienza della vacanza dei preadolescenti e quindi in una maniera simpatica. Eh, appunto attraverso questi emoticon ecco, che, è bellina effettivamente che, molto simpatici. Che i preadolescenti conoscono molto molto bene e quindi che utilizzano molto anche attraverso i loro cellulari vorremmo aiutarli a leggere il tema molto importante delle emozioni nella loro vita. Eh, noi, come dire, non dobbiamo uccidere le nostre emozioni, ma non dobbiamo certamente neanche lasciare che le nostre emozioni ci uccidano. Ecco, imparare tutto questo eh, durante la preadolescenza non è così semplice anche eh, fra l'altro far transitare l'idea di meravigliose le tue opere, dove quel tuo sta naturalmente, tuo e del Signore, eh, far vedere ai ragazzi fin da giovani che il creato ci è stato donato e non abbiamo il diritto di distruggerlo, che l'altro ci è stato donato e dobbiamo rispettarlo. Sì, tutto questo va anche mh, nella linea del Magistero di Papa Francesco che ci ha donato, l'ha laudato sì, ecco, e per proprio, i ragazzi. Sì, questo è il, è il sussidio della preghiera dei ragazzi. Vorremmo proprio eh, come dire, far eh, imparare ai ragazzi che il creato è la nostra casa e che il mondo è la nostra casa e va appunto custodita. Eh, perché Dio ce l'ha affidata affinché noi eh, con amore la possiamo abitare. E possiamo dire, abbiamo visto prima tanti eh, testimonial per cresciuti in oratorio, che in fondo anche il Cardinale è un testimonial. Il Cardinale Scola lo racconta spesso del suo piccolo oratorio a Malgrate quando giocavano con un pallone di pezza, non c'erano tanti soldi. Ecco, tutto questo naturalmente rientra in un cammino di chiesa che è la nostra chiesa ambrosiana. Certamente l'oratorio, quando vado fuori diocesi, fuori regione, soprattutto al sud, mi dicono: Ma che cos'è l'oratorio? L'oratorio è lo strumento educativo della parrocchia nei confronti delle nuove generazioni. È il modo con il quale la parrocchia si fa incontrare e si propone ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani. E allora, siccome il don Samuele, lo avete capito, ha poco da fare con tutti gli incarichi che ha, è diventato anche scrittore. E su cosa poteva pubblicare un libro? Sull'oratorio, è ovvio. Istantanee dall'oratorio. Cosa significa? Il titolo e di che cosa si tratta? In realtà questo è un libro un po' particolare perché non è nato... Eh, scrivendolo dall'inizio alla fine è una raccolta di tanti testi brevi delle istantanee appunto quasi delle piccole fotografie che vengono dall'oratorio dall'esperienza dell'oratorio non solo dalla mia ma anche da quella di molti altri amici con cui collaboro quotidianamente e sono una raccolta è una raccolta di articoli che sono apparsi alcuni non tutti sul gazzettino della FOM dal 2010 al 2016, altri sono stati aggiunti. Comunque, tutti sono stati rivisti e ampliati, e così è nato questo piccolo testo che vorrebbe essere un aiuto per gli educatori, per i consigli d'oratorio, per tutti quelli che fanno educazione in oratorio, eh, a riflettere appunto su, sulle principali componenti dell'oratorio, le persone e poi i tempi, i luoghi, lo stile, le attività, i pilastri, insomma tutto quanto fa oratorio. Tanto piccolo non è perché sono oltre 100 pagine, quindi centro ambrosiano istantanee dall'oratorio. E allora non possiamo, avviandoci verso la fine, non far sentire una cosa fondamentale di ogni oratorio feriale, ossia l'inno dell'anno appunto eh, dell'oratorio. E allora ascoltiamone una piccola anteprima. Come sempre, attrattiva l'immagine, ma attrattiva la musica. Io voglio solo ricordarvi che comunque, se avete dei ragazzi, vi consiglio la lettura, e soprattutto per appunto i giovani in età della Cresima, se tu conoscessi Il Dono di Dio, che è la lettera ai ragazzi della Cresima del Cardinale Scola, che eh, potete trovare diciamo, in tutte le librerie cattoliche. Ma che... Anche un libro importante, ecco in questo momento stiamo vedendo proprio la, eh, diciamo, la copertina di, questa, eh, di questo foglio, possiamo così dire, di questa lettera, lettera colorata, se tu conoscessi il dono di Dio, a firma del Cardinale Scola, lettera ai ragazzi della Cresima, sempre Centro Ambrosiano, editore. Ma dicevo c'è anche un altro libro importante che se ci ascoltate in diretta di giovedì viene proprio donato in questi momenti, in cattedrale durante la messa presieduta dall'arcivescovo per ringraziare eh, i volontari, le forze dell'ordine, i ruoli responsabili organizzativi locali, ossia coloro che si sono messi a disposizione della visita del Papa il 25 marzo. È un libro fotografico, Papa Francesco a Milano, lo vedete, eh, splendida questa immagine oltretutto ripresa con un grandangolo, anche qui centro ambrosiano, editore. E allora, con questa bella sicuramente foto istantanea, salutiamo Don Samuele Marelli che è stato nostro graditissimo ospite, grazie, grazie a voi. responsabile del servizio per eh, i ragazzi e gli adolescenti, l'oratorio e poi anche, mh, diciamo, incaricato regionale degli oratori delle diocesi lombarde, poi eh, responsabile, diciamo, presidente della FOM, insomma della Fondazione degli Oratori Timilanesi, tanto di più. E allora grazie per averci seguito, soprattutto grazie a Don Samuele di essere stato con noi. Grazie noi a voi. ci vediamo settimana prossima, come sempre. Grazie.